c'è festa senza cappellino! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, terzo video della saga. Parti con noi, festa, festa su Arte per te. Sì, oggi ci occupiamo dei cappellini della festa. Vi insegnerò un modo semplice e carino per fare dei cappellini da festa. Noi li faremo a tema aereo, ma voi personalizzateli come credete. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare i nostri splendidi cappellini. Ed ecco l'occorrente per fare i cappellini della festa. Tema aereo, fly, volare. E allora, innanzitutto ci occorrerà una pinzatrice, un paio di forbici, una fustellatrice per fare i buchi alle pagine, ci occorrerà anche una penna tipo tratto pen, una squadretta, un compasso, ma andrà benissimo anche un piatto del diametro di 27 cm, la matita con la stick, dei fogli di quadernone, io uso questi a righe per la prima elementare, poi dell'elastico, io ho comprato questo a matassina, guardate che sottile ed è carinissimo, costa pochissimo, 80 centesimi, ho preso tutta la matassina. Poi dei salvabuchi, due per ogni cappellino, e poi facoltativo ci occorrerà anche della carta velina bianca, ma questo è un passaggio facoltativo. Un cartoncino, io uso un cartoncino duple face, questo vabbè da una parte è rosa ma può essere tutto bianco, io ho questi a casa e questi adopero, grande riciclo di materiale inutile, quindi ho questi cartoncini che sono, sentite la pesantezza? Belli grammati, un cartoncino canzon normale, diciamo così, e poi la carta con cui vorrò decorare i miei cappellini, che in questo caso è una carta che ha come soggetto naturalmente il cielo, essendo per un cappellino che vuole simulare il luogo di viaggio degli aerei del mio potino. Questa carta viene venduta in rulli scenografici da 1,5 metri per 10 metri e costa veramente veramente poco. Cominciamo subito. Innanzitutto con una squadretta, questo è il cartoncino, sotto proteggete il piano da lavoro, prendo 13 cm e mezzo dalla base, quindi pongo un punto a 13 cm e mezzo. Quindi prendo il mio compasso, do apertura 13 e mezzo e traccio l'intera circonferenza, così mi verranno fuori due cappellini. Ok, e taglio questo cerchio e riportiamo questo cerchio anche sulla carta con le nuvole e ritagliamolo anche qui. A questo punto dividiamo a metà la carta e tagliamo. Io sto tagliando perché ne faccio uno insieme a voi, ma con questo metodo ne vengono due, quindi potevo appiccicare direttamente la carta qua. Divido la mia circonferenza a metà o piegandola su se stessa, cosa che non vi consiglio perché si ammaccherebbero i bordi, o semplicemente prendendo le misure. Prendiamo la colla stick e passiamola su tutto ben bene e appiccichiamo. Okay, dal centro verso l'esterno schiacciate. A questo punto non rimane altro che chiudere il nostro cappellino così, in modo che la fessura centrale sia il più chiusa possibile, vedete? Prendiamo la pinzatrice e fissiamolo qui con un punto, do un altro punto di spillatrice più in alto così, in modo da assicurare meglio i cappellini. Dai fogli di carta ricaviamoci due rettangolini per ogni cappello, piccolini così. Vi dico l'esatta misura in cui li ho fatti in maniera del tutto casuale, quindi sono 6 cm e mezzo per 5 cm e mezzo circa. Allora, potete essere veramente veramente approssimativi in questa fase e creiamo i nostri piccoli aeroplanini di carta. Lo sapete come si fanno, no? Si divide il rettangolo a metà, poi si prende l'angolo superiore e si fa sì che questo margine sia combaciante con quello inferiore, quindi così da una parte
e anche dall'altra. Do per scontato che sappiate fare gli aeroplanini. Quindi prendiamo questo margine e facciamolo combaciare sempre con quello inferiore, così. Magari se ne sapete fare altri modelli postatemeli sulla pagina Facebook, così imparo anch'io. Io ne riesco a fare tre modelli soltanto. E allora, così, e poi si prende questa luccia e la si piega più o meno a metà, così. E così. E il mio aeroplanino è pronto per sfrecciare. Ok, sono pazza. Chiudiamo, facciamo il prossimo. Adesso prendiamo il nostro cappellino, prendiamo il nostro elastico, prendiamo la nostra fustellatrice e il tratto pen, perché siamo proprio giunti in dirittura d'arrivo. Come prima cosa traforiamo il cappellino. Uno da una parte e esattamente dall'altra facciamo il secondo buco. Voilà! Prendiamo due salvabuchi, posizioniamoli internamente al buco. Quindi prendiamo il nostro elastico, misuriamo, ok, così va benissimo, 20 cm di elastico basteranno, e chiudiamo con dei nodini. Voilà, yeah! E adesso appiccichiamo gli aerei in modo che volino qui in giro sulla testolina dei bambini. E allora prendo un po' di attaccatutto e lo appiccico qui. Quindi prendo l'aereo e lo attacco dove più mi piace, in questo caso qui. Uno qui e uno magari dall'altra parte. Yeah! Disegniamo le traiettorie. È tutto pronto, però voglio arricchirli ulteriormente, e allora prenderò la carta velina e praticherò la così a rotolino e praticherò dei taglietti tutti uno accanto all'altro, così io già l'ho fatto, vedete, in modo che basta praticare appunto questi tagli e il tagliare un centimetro sopra la fine del taglio per avere questa sorta di frangina, vedete, che userò per guarnire i cappellini. Cominciamo subito. Allora, prendo la nostra attaccatutto e la passo tutto attorno. Quindi, io parto sempre dal taglio. Comincio ad attaccare la frangina tutto attorno, così copro anche i buchi dell'elastico. Insomma, rifinisco un po' meglio tutto il cappellino. E lì dove termino, taglio. Adesso voglio fare anche la punta, quindi sporcherò tutta la punta anche di colla, libero un pezzettino di frangia e, partendo dal punto più alto, quindi non coprendo tutta la colla, vado ad avvolgerla a spirale via via più verso il basso, in modo da poi coprire e prendere tutta la colla. Così faccio aderire ben bene, chiudo e allargo il puffettino sopra. E voilà, i cappellini per la festa di Poti sono belli, belli, belli e pronti, pronti, pronti. Ora ve li fotografo e noi ci rivediamo dopo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday dear Charlie. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, dear Charlie. Happy birthday to you. Dovevate vedere quant'erano belli tutti quei nani con questi cappelli, con gli aerei, tutti che si inseguivano con i loro giocattolini a forma di aereo. Una festa stupenda, però nello stesso tempo adornata in maniera semplice e creativa. Con pochi soldini, il massimo del divertimento e il massimo della resa. E allora, spero che questo cappellino della festa vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un bel pollice in su e condividete il video. E lasciatemi anche tanti commenti dove mi chiedete, dove potete chiedermi anche argomenti da trattare nei prossimi video di
arte per te dedicati a questo settore, le feste e le cerimonie. Non mi rimane che aspettarvi, che invitarvi anche su Facebook e su Instagram, vi lascio qua sotto nel box informazioni link, e invitarvi anche sul mio secondo canale Due Cuori Una K, il link lo trovate sempre qui, sempre qui. Iscrivetevi, perché lì troveremo la torta a forma di aereo fatta per Poti. Adesso non mi rimane che rimandarvi quindi al prossimo video. Da ombretta ed arte per te è tutto, arrivederci. Ciao a tutti, ciao. E benvenuti all'estrazione della tavolozza a Ferrario, anzi delle tavolozze, perché sono due. Ho già sistemato i commenti eliminando i commenti che sono arrivati fuori tempo massimo. Oggi è, vi faccio vedere, il 3 e sono le 21:51. Prendo l'URL e lo copio su suadeo.ch come ogni volta, perché come vi ho detto sono estrazioni random. Quindi copiamo. Mannaggia, sì, aspetta, rifacciamo. Se io devo tenere il cellulare e parlarvi, mi confondo, vado su suadeo.ch, inserisco l'URL, digito il numero dei fortunati che sono due e incrociate le dita, vediamo chi è il vincitore che apparirà qui. Allora, sono mettiamo a fuoco, Filippo Tilaro e Raffaella B. Filippo, Raffaella, contattatemi e le tavolozze arriveranno a casa vostra. Complimenti, bravi, bravi, bravi e bravi tutti per aver partecipato. Vi ricordo che in palio c'è ancora il tintorsetto lavatore e qualora non abbiate vinto e non vinciate neanche quello, non demordete, perché su Arte per Te, come sapete, i giveaway non finiscono mai, perché tutto quello che arriva a me poi viene deviato nelle vostre case. Complimenti a Filippo e a Raffaella, grazie a tutti per aver partecipato e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!